E niente, voi state sempre qua. Signor colloquiere, noi siamo gente bisognosa, ci aiuti. Se cercano indossatori per casa di mode. Ma cavaliere, ma cosa cerca due indossatori? Ci siamo noi! Mio fratello è un grande indossatore, fa vedere come stile, è un grande stilatore. Model Parisien! Cavaliere, guardi che stile, che stile! Model Tour d'Eiffel! Eiffel, cavaliere, Eiffel! Guardasse! Le Chaton, cavaliere. Qui. Ma che fa? Non hai detto lasciate, ca. Le Chaton! Scusi, cavaliere, non mi fate perdere tempo. Prego. Prego. È permesso! Buongiorno, cavaliere! C'è niente per noi? Se cercano balie venete. Balie? Ma le balie siamo noi, cavaliere! A me piacciono tanto i putei, ciò! Ninna nanna! E mi che sono di Venezia, ciò! Venezia sì, com'è? E il latte ce l'avete? Ma lei il latte si compra, si cavaliere! Chi è? Grazie. Prego. Grazie. Prego. Permesso! Buongiorno, cavaliere, c'è niente per noi? Beh, ci sarebbe un posto per due camerieri. Camerieri? Siamo noi! Non faceva il cameriere, il signore desidera. Vuole una flaminia alla coupé, vuole un bel piatto di pasta con sarde, vuole un... Vabbè. Basta che sia un lavoro continuativo, cavaliere, certo. Un giorno su. Un solo giorno. Ci sta bene, ci sta bene. Va bene, noi accettiamo tutto, basta che lavoriamo, cavaliere. Molto gentile. Basta! Fuori tutti! Andatevene via! Grazie, cavaliere. Non c'è più niente per nessuno. Uscite! Emigrate se volete lavorare, emigrate! Grazie. Città meravigliosa, Berlino. Ci sono già stato una volta nel 48. E sa cosa mi ha colpito di più in quella città? Cosa? Le sue donne. Le bellissime. Signor ambasciatore. Vremo. Signor ambasciatore. Scusi, signor ambasciatore. Signorina, una parola in privato. Sì. Vada. Prego. Io sono milanese, signor ambasciatore. I milanesi sono gente valida, dinamica, di azione. Quindi veniamo subito al fatto. Ho saputo che il suo governo ha indetto un'asta per un appalto internazionale per la costruzione della diga sul Nilo. Queste sono notizie riservate. Beh, sa come sono queste cose. Poi, mio caro, non c'è niente da fare. Ormai la gara per l'appalto è chiusa. Sì, appunto, ma permette. La nostra società è in grado di fornire un appalto, diciamo così, a prezzi ragionevoli. Ecco, e l'appoggio di una personalità come lei potrebbe far sì che noi possiamo ancora avere l'appalto. Guardi, per farla breve, io ho portato qui 50.000 dollari. Prego. Quale deposito cauzionale. E poi io in questo momento non sono l'ambasciatore. Come non è l'ambasciatore? In questo momento non sono l'ambasciatore. Sono ospite. Ospite e ammiratore della gentile contessa Floriana. Se mi deve parlare di affari, la riceverò all'ambasciata. Se domani va a Teheran? Appunto, tra due mesi, tre mesi, quando sarà? Oh, ma sarà troppo tardi, contessa. Visto, avete rovinato tutto. Ve l'ho detto, ci vuole molta diplomazia. È una personalità. Ma io... Su, andiamo. Non fate quella faccia. Ora ci penserò io. Sono una donna, no? Grazie. Ci pensa lei. Oui, pardon. Io l'avevo fatta! Ci sono cascati la trappola! Ma l'anima di... Allah è grande, ma Maometto è il suo profeta. Che pensa? Ecco qua i 50.000 dollari per il deposito cauzionale. Ma come hai resistito a non prendere? Ma la truffa è un'arte. Aspetta, sì? Fammi rifà un po' i conti. Dunque, 50.000 dollari su circa 32 milioni. 5 milioni ad ora e il resto è tutto nostro. Partiamo. Sì. Dove ci facciamo pure una bella crociera. Sì, andiamo in Egitto. Buono. L'ho promessa a quei due. Devo convincerti, no? E tu sei un tipo difficilissimo da convincere.
quest'ora si arriva. Senta, l'agenzia ci ha dato l'indirizzo, ma noi non siamo molto pratici della zona. Sa, la villa era lontana e ce la siamo fatta a piedi. Oh, scusi, ho sete. Ma buona. Che fate? Ah, che buono! State fermi. E che si muove? Fate il vostro dovere. Sì. Lavorate. Sì, assaggiavamo, no? Che terchieria. Allà, salam, prosciutto. Un cognac o un bourbon? L'argerina ha detto che vuole un cane borbone. Scusi, per forza barbone deve essere questo cane. No, un cognac o un bourbon? Cognac o bourbon? Cognac. Ah, lo scusi, è un povero cretino. Ecco, prenda. Lo beva la nostra salute. Take it easy. Ma noi a quello non lo conosciamo. E stavo pensando appunto a questo. Ma dove l'abbiamo incontrato? Ma chi sono qui due? Boh, e che ne so io? Me l'ha mandato l'agenzia. Ecco chi è. Eureka. Io non lo conosco. Chi? Eureka. No, dica Eureka, perché mi estimo in Parisier. È il barone. Quello del quinto braccio. Sei stamane. Quello che un anno fa era in galera con noi. Hai visto quello che si guadagna essere onesti? Quello in un anno è diventato ricco. Per me è diventato nero. Sì, ma ricco. Con il carbone. Senti, che dici? Ce la faremo una raccomandazione per un posto? Io penso di sì. Andiamo. E tanto siamo amici. Andiamo. Un sandwich al pomodoro. Eh? Un sandwich al pomodoro. Un sandwich al pomodoro. Acciuga. Pistacchio. Prosciutto. Al pomodoro. Peperonata. Ma non c'è al pomodoro. Pomodoro. Che sia offesa quella. Boh. Ebbene. Vi devo dare una buona notizia. Il mio amico ambasciatore ha deciso di interessarsi al vostro caso e di inserirvi nella gara di appalto. Grazie. Grazie. Oh, noi siamo commossi, veramente commossi. Senta, eccellenza, i 50.000 dollari. Dopo, ci vediamo in biblioteca, sì. Babbao! Sentiti! Ma che volete? Ma cosa volete? Io non vi conosco, monsieur. Come non ci conosciamo? Cosa vogliamo? Noi ci siamo conosciuti. Può darsi nell'ambasciata africana. Ah, ma che ambasciata africana? Noi ci siamo conosciuti nel quinto... Braccio. Brazzoville, nel Congo, forse Brazzoville. Ma che Congo dici? Noi ci siamo conosciuti in Ga? In Ga? Ghana, sì, ecco dove ci siamo conosciuti, in Ghana, sì, mi fa molto piacere di avervi rivisti. Bene, arrivederci, miei cari. Dunque, come le dicevo poc'anzi... Ghana. Ma ditemi una cosa, dove l'avete conosciuto? In galera. In galera? In galera mi hanno mandato sti due figli della buona donna, hai capito d'ora? È colpa di due rifiuti minorati tutto per aria. 30 milioni sfumati e io almeno 2 anni di galera. Dai 3 ai 5, articolo 276. Abbarò, lo sai quanto ho speso io per la preparazione di questo colpo? 1 milione tondo tondo, hai capito? Ammazza. Beh, ma se il colpo è andato male, qui vige la legge del mega, sai? E io t'ammazzo. Oh, fa sta fermo il gorilla, eh? Buono, sta buono. Perché tu lo sai che per molto meno ha ammazzato delle carogne come te. Ma su, sta buono, su. Vogliamo parlare piuttosto ancora un po' del mio milione? Ma sempre con me, Tapi. E con chi mandevo da via? Con quei due porci che mi hanno fatto smaronare. Ho l'onore di dirti che quei due porci io non li conosco, hai capito? Ma li conosco io. Sono due fratelli siciliani, i fratelli in Trolia, due pregiudicati da quattro sordi. Segna desto nome nel cervello a caratteri de fuoco, hai capito? Segna. Segnato. Ma tu prega la Madonna che ritrovo, perché se no... Beh, ma se tu cerchi bene... Signori, il colloquio è finito. Vabbè, ciao. Ah, senti, e Floriana come se l'è cavata, eh? Floriana? Beh, Floriana, quando è venuta la polizia a portarmi via, è entrata in biblioteca e poi... La polizia! La Thank you.
lasciatemi, io non c'entro. Oh, cammina. Bella roba, queste sono le tue solite feste. Begli ambienti, sì, che mi fai frequentare. Un sì. servizio schifoso, dei camerieri orribili e poi per finire la polizia. Oh, hai ragione, che vergogna, cara. Che vergogna. E adesso sbrigati, dai. Mi mettere in moto. Ah. Bene, signora. Ma cosa fa? Andiamo a casa o porto Longone? Vada, vada, signora. Oh. E da oggi in poi si andrà soltanto dove dico io. Ma sì, cara. Papà, che fai tu ancora alzato? Sto aspettando il tuo regalo. Sì, figurati se questo disgraziato di tuo padre il regalo te l'ha comprato. E invece sì, l'ho comprato. Apri il portabagagli, prendi il regalo e portalo in camera tua. Grazie, papà, è veramente un regalo favoloso. Ma anche tuo figlio tu corrompi. Porco! Cercano dei manovali. Permesso, fate passare, per favore. Permesso. Largo. Cavaliere, ecco. I manovali siamo noi. Ecco, noi abbiamo le mani ovali. Ovalissimi. Noi abbiamo lavorato dappertutto. Siamo lavoratori. E poi, sì, ci ricordi quando costruimmo quella villa che poi è crollata perché iniziamo dal sesto piano. Calma, calma. Ce l'ho io un lavoro per voi due. Oh, grazie. Le baciamo le mani. Oh, pardon, scusi. Volevo dire la mano. Mi scusi, di che si tratta? Dove dobbiamo andare? Da un amico comune, da un avvocato. Io vado. Un momento, non è che si tratta di un solo giorno? No, è un lavoretto definitivo. Allegro il ragazzolo. Grazie, cavaliere. Buongiorno a tutti. Prego, dopo di lei, esco. Arredata con gusto, è veramente una casa signorile. Ma che scherzi sono? Anzi, siamo fortunati, c'è solo una mano. Calmi, calmi. Siamo tutti amici, no? Ma quale amico? Questo è un nemico. Oh, avanti, avanti, ragazzi. Non c'è nessuna ragione di litigare tra di noi. È stato lui a incominciare. Lui. Oh, basta Cattino. Mettersi d'accordo prima. Il mancino è tanto simpatico, se vuole. Basta non farlo arrabbiare. Li. Venite con me. Dove ci porta? Vi faccio vedere una bella cosa. Guardate questo signore, lo conoscete? No, mai visto. È il Pannocchia. Il Pannocchia? Uno che era al mio servizio, eh? Sì. Si fregò 100.000 lire e... Ci ho pensato io. Sa. Ha fatto bene, no? Benissimo, signora. Quando uno sbaglia bisogna punirlo immediatamente. E lui cos'era? Era un mascalzone, un farabutto, se lo meritava. Bravi. E questo qui, sapete chi è? No. Era il Pelato. Quello che se la vuole male, Ponzio Pelato. Gli affidai un'auto rubata, lui se la tenne, ma voi sapete com'è, le auto sono pericolose. Ci ho pensato io. No. No. Gli è scoppiato il motore. Ha fatto bene, no? Benissimo, signora, benissimo. E che cosa era? Un farabutto e un disonesto. Un disonesto. Bene, bravi, disonesto. Ben detto. E secondo voi cosa dovrei fare a qualcuno che mi ha fatto perdere un milione tondo tondo? Ah, noi a posto suo lo prenderemmo, lo ammazzeremmo, lo spezzetteremmo, lo metteremmo dentro un sacco, lo butteremmo in un burrone fondo, ondo, dove naturalmente ci sono le sabbie mobili. E gli daremmo anche due schiaffi.
E sapete chi è stato a giocarmi questo scherzetto? No, no. Voi due! Eh? Siete stati voi due, noi? Mascalzoni! Ma che delinquenti, assassini! Voi due avete riconosciuto il barone, l'avete fatto arrestare, ma avete fatto perdere un milione, capite, mascalzoni! Ma noi non lo sapevamo, chiediamo scusa! Signora, fermasse, muzio scemola! Noi potremmo rimborsarla. Ah, sì, e quanto avete? Io ho 200 lire, e tu? Io ho 26 punti in qualità. Ah, allora vogliamo scherzare? Ma che sì, ma potremmo lavorare per lei per tutta la vita! Prendigli le misure. No. 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 Ciccio! Le misure della cassa da morto ci prende! No, è per le tonache. Ciccio, sei sicuro che qui vive il morto? Non hai visto il portone semichiuso e le corone mortuarie? Fratello, è a questo piano il morto? Sì, a questo piano. Grazie. Fiat voluntas Dei. Fiat Alfa Romeo. Pace e bene. È qui che c'è il defunto? Sì, era mio marito. Meno male. Come meno male? No, il fratello voleva dire meno male che l'abbiamo trovato. È permesso? Vede, signora, siamo dell'opera Pia, fate bene ai fratelli. Volete dire fate bene ai fratelli? Sì, sì, lui si è spiegato bene, fate bene ai fratelli. Siamo padre Ciccio e padre Francesco dei Carmelitani. Scalzi? No, no, con le scarpe. Coraggio, signora, il pianto non risolve niente e parliamo di altre cose. Mi fa proprio bene la presenza di due religiosi. Sono disfatta. Chi l'ha detto? Coraggio, signora. Lei non è disfatta, anzi è ben fatta. Padre Francesco. Lasciala sfogare. Signora, noi siamo venuti qui per parlare con il morto. Oh, che dite? Padre Francesco. Si sfoghi. Si sfoghi. Padre Francesco. Scusi. Signora, suo marito di cosa è morto? Di polmonite. Doppia? Doppia. No, semplice. Ora si salverà, si salverà. Ma che dite? Si sfoghi, signora, si sfoghi. Mamma! Chi è? Si sfoghi con lui. Vieni, figliola, sfogati. Padre Francesco. Sfogati. Padre Francesco! Pensiamo al defunto. Appunto, a lui sto pensando. Antonietta. Sì, mamma. Questo è padre Francesco e questo è padre Ciccio che sono venuti... A proposito, che siete venuti a fare? Ecco, signora, noi siamo venuti per... Vede, signora, e suo marito, prima di rendere l'anima sua, ci aveva promesso una donazione del liquido. Sì, due fiasche di vino, un bel prosciutto, un bel salame. Dopo, padre Francesco, del liquido per comprare la campana del campanile... Di San Giusto. Del convento. Del convento di San Giusto che si trova a destra. Ma lo conoscevate? Signora, cosa dice mai? Chi è che non conosceva suo marito? Ma chi non lo conosceva? Io, per esempio. Sì, infatti io ero più intimo. Più intimo. Un'anima santa, un'anima pura, un'anima pulita, candida. Abbiamo fatto pure l'esame finestra. Ma io mi stupisco. Ma è proprio lui. Prego. Per questo mi stupisco. Dati i suoi convincimenti, come abbia potuto promettere un lascito alla Chiesa? Veda, signora, suo marito faceva il doppio gioco. Come? Il controspionaggio. Miracolo, miracolo. Il suo marito, prima di morire, si è convertito. E vi ha promesso del denaro? Certo. Non vorrà mettere in dubbio la parola di due... Conventisti. Cosa? Conventisti. Di due del convento. Siamo frati di grande fede.
Noi siamo due grandi fedenti. Ma sì, mamma, di fronte alle volontà del povero papà non bisogna fare obiezioni. Giusto, adesso la bambina. Betta. Padre Francesco. Padre Francesco. Che? Recitiamo al defunto un grande salmo. Un bel salmone. Il popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Sarà il centro-sinistra. Riscatto nel dolore. Tu continui il salmo, se io riesco a prendere i soldi ce ne andiamo. Ma che mi lasci solo con il morto? Meglio un morto oggi che un mancino domani. Ma sempre sinistro. Fai quello che ti dico. Io ho paura. Zitto. Scusami, ma io continuo. Scusi. Padre Francesco, permette, mia sorella. Mio cognato. Mi scusi, signora, ma se vogliamo regolare la nostra pendenza, la campana, è vero? Andiamo di là a discutere. Vogliamo esaudire l'ultimo desiderio dell'estinto, signora? La campana del campanile. Vogliamo stringere? E quanto occorre? 10 milioni. 10 milioni? Per quello che costa il bronzo, la campana, la manifattura. 10 milioni è la prima domanda. Io sono sicuro che ci metteremo d'accordo. Io scendo a 1 milione, No, no, no. 900 mila. No. 800 mila. No. Va bene, ho capito, mi voglio rovinare. Una campana di bronzo di Massa Carrara io non ve la cedo né per 700 mila, né per 600 mila. Signori, alla portata di tutte le tasche, io ve la do per 500 mila lire. 5 mila. Ci sta bene. A giudicare, padre Francesco. Ci sta bene, invece di fare una campana faremo un campanello. Ma che succede? È il telefono. Ma no, non è in questa stanza. Sarà un interurbano. Viene da fuori. Continua a suonare. Ma il suono viene da questo cappuccio. Ah già, ci ho fatto mettere l'antifurto, sa, con tutti questi ladri che ci sono in giro. I cappucci costano. Faccia un po' di più. Ma questa è la mia sveglia. Ah sì, l'avevo notata, non andava bene, volevo aggiustarla. E questa radiolina? Ah sì, per sentire la radio vaticana. Sì, padre Mariano. Ho capito, voi siete due ladri, ma allora... Prego, truffatori! Via! Di qui non si passa! Fermi tutti! Il primo che si muove, uccido quest'uomo! Siete in difficoltà, fratelli? Ah, altro che, siamo in grave difficoltà! Grazie, entra! Ce l'abbiamo fatta. Ringrazia Sua Eminenza. Grazie, Eminenza. Buoni. Adesso vi porto al sole, eh? Cip. Carini. Oh, mamma mia. Zinaide! Zinaide! Che c'è? Guarda, un cardinale che mena due frati. Strano, eppure il concilio è finito. Pietà, Eminenza, pietà! Ma che fai? Aiuto! Ma che... Fermo! Ho detto fermo! Allora, non li ammazzo più? No, ancora no.
Per voi due sarebbe troppo semplice sparire così. Quando sarà il momento vi farò fuori io, lentamente. A rate. Ma voglio darvi ancora una possibilità. No. Ecco un lavoretto per voi di tutto riposo. Ma che fa? Forse ci fa il cinema. Vai, Mancino. Mm. Che fa? Il cinema per voi. Che bello il cinema. Domanda chi è l'attore principale. Ma Topo Gigio c'è? No. Questa è la facciata del museo Paul di Brandoli. E questo è il famoso Beato Angelico della collezione privata von Manstein, del valore di parecchi milioni. Sono riuscita a procurarmene la riproduzione esatta. Voi vi nasconderete qui nel corridoio e quando tutti saranno usciti ne effettuerete la sostituzione. Io non vedo né doppie fonde, né nascondiglie, né Walter Klotes. Eh già, perdoni il mio intervento, gentile signora, ma dove ci nascondiamo? Ciccio, sto facendo la cura del ferro. Occhi. Ciccio, vorrei fare uno schizzo d'acqua. Resisti, resisti. Ma dimmi una cosa, dov'è questo quadro che dobbiamo grattare? In fondo al corridoio, vicino al quadro del parmigianino. E allora, visto che dobbiamo grattare, perché non grattiamo il parmigianino? Zitto, avviciniamoci passo passo. Now pass along this way, and here on the right we have a large painting by Caravaggio. Remember, Caravaggio is famous for his lighting coming from the center of the picture, if you look up there. Now, if you'll pass this way, this small portrait is by Rubens. You see, a portrait by Rubens. Now, if you'll pass along this way, there's something else I'd like to... Now, if you'll all come over this side, please. Oh, just a minute. Yeah. I think my garter's undone. What shall I do? Oh, go over there. All there? Do you want to take a photograph of me with this armor? Yes, let's do that. Hold it. Oh, this armor's so heavy, you'd better hurry up. Have you taken it? Yes, there we are. Now I'd better put him back. Are you coming? Ciccio, mi ammaccaste tutta la carrozzeria. E che sei, un'automobile? Stai fermo! Mi hai soffocato! Allontanati! Stai fermo! Ecco, ecco, sono fermo. Quel fedoso mi mise il sigaro. Dove? Incosciente! Dobbiamo rubare il formaggino! Vabbè, lo so, ma io non resisto più. Devo fare la pipì, capisci? Zitto! E dove la faccio? Attento! Immobilizzati! Si chiude. Più lo proibisci e più ci porto dei cani. Guarda un po', che sporcaccione, ti dico io.
Trasloco. E dove vanno queste due armature? Vanno a Mosca, museo del Cremlino. Tornano fra 6 mesi. Dammi un po' la mano. Dai, su. Ah, dai, adesso, riviene di più. Su. Su. Oh, ma come pisa? A te. E tira su. Attenzione, E a Cremino non ci voglio andare. Ma te lo menti sempre. Il Cremino non mi piace. Zitto, zitto. Mi piace lo scaretto. Senta, però si ferma, scendiamo. Dove porti? Dammi una domanda. Aspetta che mi faccia dare un passaggio. Aspetta, ecco. Scusa, mi dai un passaggio? Diciamo che apparteniamo alle crociate. Senta, devo andare a Gerusalemme liberata. Scusi. Senta, il signor Toffato Tasso. Ma che senta? Aspetta. Le faccio, ciò che fa.
Ammazza sti pedoni, guarda un po' sti due, pure l'armatura si son messi. Ciccio, Ciccio, ho paura, ho paura. Zitto, ti deve buttare sotto una macchina. Non vedi che c'è il mancino che ci controlla? Vai, vai, coraggio, vai. Vado, vado. Allora io vado. Aspettami qua. Ciccio! Ciccio! Ciccio, troppo grosso per me, troppo grosso! Però forza, tu sotto un camion ti devi buttare! E dove mi devo buttare? Sotto una macchina piccola, la più piccola che passa, e vai. Dove la trovo questa macchina piccola? Assassino! Ma che fa, assassino! Ma che fa, ma? Azzozzo disgraziato, oh, però! Oh. Ma che fa, mi investi il ragazzino, mi investi! Io l'ammazzo le botte! Vieni qua! Ai, 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 ai! Tu vai! E mi sono buttato! Vai, o preferisci questo! Vai! Vai! Vado subito! Ma dove vado? Senta, signor Mancino, perché non fa buttare lui sotto la macchina? È più magro, ma si fa meno male. Dora ha detto di no, lui deve fare il testimone. E tu? Che volete subito, la signora Dora? No, tu devi andare. Il temperino. Vai. Non lo tocchi! Sia calmo! Non si strapazzi! Ho visto tutto, sono testimone oculare! Ne correva 50, 100 chilometri all'ora! Ma che dice? Se stavo ferma sulle strisce! Non è vero! Peggio! Stia zitto lei! Lei correva sulle strisce! E mi dica, è assicurata? Sì, ma che c'è? C'entra, c'entra, lo so io! Circolare! Circolare! Ma cosa è successo? E l'ha investito, ho visto tutto! Ma non vede che questo poveretto può anche stare male? Sembra morto! Non c'è nessuno qui! Qualcuno, un medico! Appunto, sono io, medico! Ah, bene! Ma lei non era il testimone oculare! Sono testimone anche oculista. Oh, ma questo è più morto che vivo. E qui bisogna portarlo all'ospedale. Sì, sì. Lei ce l'ha la macchina? Sì, questa. Ospedale, ospedale, presto! Presto, mi aiuti, sì. Coraggio, 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 giovanotto. Dentro. La bandiera, la bandiera. Via, via. Vada, 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 vada. Ehi, infermieri, svelti, svelti! Attenzione, attenzione, questo è gravissimo, è gravissimo! Signora, scusi, Signora, se lei mi dà 1 milione in contanti, io glielo metto a posto senza bisogno di ospedale. 1 milione? Ma certo, e guardi che il paziente è ridotto malissimo, e questo ha 7-8 costole rotte, e ferite multiple, e poi pure gli orecchioni. E che c'entrano gli orecchioni? Ma sì, gli si sono ingranditi per lo spavento, espansione auricolare. Guardi che orecchi che ha, Che ne dice, signora? Guardi che gli ospedali costano cari. E mica pago io. E chi paga? Qui all'ospedale verranno l'avvocato e il medico dell'assicurazione e faranno una controperizia. Ascavio felici! Ma che dice? Dice che questi investimenti sono uno schifo. Non si preoccupi, signore. Alla controperizia ci sono anch'io. Per questo mi preoccupo. Ascavio felici! Ascavio felici! Cosa aspettate? Passatelo dentro! E questo è delirio, delirio! È delirio, è grave, delirio! Caro collega, ho esaminato il paziente. Non presenta né fratture né lesioni esterne. Perciò, caro professor... professor... Ingrassioni. Professore Ingrassioni. Caro professor Ingrassioni, mi sembra che non si debbano avere preoccupazioni. Io a questo punto, come avvocato delle assicurazioni, prendo nota che l'investito gode ottima salute. E allora, se godo di ottima salute, arrivederci a tutti. Dove va lei? Me ne va, stia fermo, che non è in condizione di muoversi. Sì, mio collega egregio avvocato. Se osservano bene qui il paziente, ha un colorito giallognolo, guardino. Viso terreo, occhio smorto, secondo me questo è pieno di lesioni interne. Ma io... Sì, sì, sono interne perché non si vedono, perché se fossero esterne si vedrebbero, lei mi insegna certe cose. Osservino, osservino. Fa male qui? No. Perché
Fa male qui? No. A me? Visto che l'avete intorno c'è? Una simile lesione interna dovrebbe dare una temperatura altissima. Sì? Invece a me il paziente appare molto fresco. Sono un frescone. Stia zitto. Sì, per piacere, infatti, mi sembra un po'... ha un termometro, per piacere. Ma scusi, non ha il suo? Che? Credo... ha un termometro. Guarda da me. Siamo momentaneamente sprovvisti. Suora! Sì, dottore. Sì, dottore. Ecco il termometro. Grazie. Ingrassioni. Io conosco tutti i miei colleghi, ma questo nome non l'ho mai sentito nominare. Ma verrà da fuori. Sorella. Sì, dottore. Lei lo conosce. Non è 58. Che? È una temperatura mai raggiunta da un essere umano. È una temperatura raggiunta soltanto dai canguri e dagli struzzi. Ma allora io sono uno struzzo! Stia calmo. Bisogna operare immediatamente. Ma è necessario, professore. Non basterebbero un po' di zolfo anemici. Com'è? Dico zolfo anemici. È un prodotto nuovo. E antibiotici pugliesi. Dico, non è che lei cerca di fare il gioco del cliente per raggirare l'assicurazione, eh? Avvocato, io sono il professore Ingrassioni, va bene? E allora che cosa si aspetta? Se si deve operare, che si operi! Ebbene, se la stia calmo lei, se la scienza ha deciso di operare subito, operiamo immediatamente! No, io voglio essere operato! Calma. Io crepo di salute! È sintomi dello struzzo, eh? Sì, cioè io parlo, spifero tutto. Non ti preoccupare, ti opero io. Che? Suora? Sì. Camice e barella, sala operatoria. E camera mortuaria. Cicciuzzo. Non lo fare, Cicciuzzo. Non puoi operarmi. Sta delirando. Cicciuzzo, ma che sei impazzito? Cotone. Cotone. Ma che cotone, ma che dici? Ciccio, non lo fare. Ciccio. Matita. Matita. E ora che si fa? Si scopre. Scopriamo. Che c'è? Vai in solletico! Non mi piace, gomma! Gomma! Faremo un taglio da qui a qui, un altro da qui a qui. Attraverseremo il taglio cesareo per arrivare all'amputazione del piede. Sinistro o destro, professore? Non so, chiediamo l'interessato. Sinistro o destro? Assassino! Ricordati il mancino! Sinistro? Eh sì, certo, bisturi! Bisturi! Dovrei dormire. Ma non lei, il paziente. È sveglio. È sveglio, addormentiamolo, sveglia, addormentiamolo, sveglia, addormentiamolo, sveglia. Che si dorme. L'avvisi, contare da 10 a 1 al contrario. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
due, uno. Nin! Ma io questo lo conosco. Un buongiorno, signorina. Anche lei qui? E suo padre sta meglio? L'avrei giurato, ecco il suo compagno. Li ho conosciuti come frati. E beh, abbiamo cambiato mestiere. Facciamo il medico e l'ammalato. Siete due ladri. Prego, truffatori. Fermateli. Vado a chiamare la polizia. Fermi tutti, in guardia, Marrani. Ma fuori, ma fuori. Fuori che l'ora. Vai fuori, o stranier. Via, via, ciò, 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 ciò. Sveglia! No, pietà, Mancino! Ma che Mancino, sono io! Eh? Siamo stati scoperti, sta arrivando la polizia! Io non ci sono! Ma che non ci sei? Alzati! Accidenti! Presto! Ma perché ti sei addormentato? Dai, dai! Ci mancava anche questo! Presto! Apri gli occhi, apri! Ecco così! Seguimi! Non cadere! Ma che fai? È il momento di giocare questo! Oh, sveglia, sveglia, c'è la polizia! Va bene, va bene. Uno. E due. Dai, portami all'ascensore. Presto, premi il bottone. Premi il bottone. Ma non questo, quello dell'ascensore. L'ascensore. Al piano di sotto. Altezza imperiale, Napoleone Bonaparte, tocca a lei. Qui, mia diletta Giuseppina. Oh. Scopa. Ciccio, sei sicuro che nessuno ci ha seguiti? Sicurissimo. Questa volta ce la squagliamo, fratello mio. E quei due pazzi omicidi non ci vedono più. Rimarranno fregati. Sì, sì, fai il biglietto. Come le faccio? Allo sportello. Dico sì, ma come li faccio? Ah, già, i soldi. Due biglietti per Palermo. Ma perché vuoi andare a Palermo, eh? Ma chi? Restiamo qui, si sta tanto bene. E poi abbiamo tanti amici, come quella gentilissima signora Dora. Perché quel simpaticone del Mancino dove lo metti? Perché non andiamo a trovarlo come avevamo deciso, eh? Già, andiamo subito, Ciccio, perché io senza il Mancino mi sento solo. E allora, che cosa ci facevate alla stazione? Ma è per lui, e gli piacciono i treni, è come un bambino. Sì, mi piacciono i trenini elettrici, volevo vedere qualche scontrino. Volevate partire, vero? Noi partire. E tu volevi partire? No, e tu? Neanch'io. E allora, signora? Oh, ho capito. Non siete riusciti a procurarvi il mio milione e volevate scappare. Ma che scappare, signora? Ma lei ci offende. Ma io vi ci mando in Sicilia. Basta che lo diciate a me. Vi pago anche il viaggio. Ciccio, ringrazia la signora che ci paga il biglietto per la Sicilia. Vi pago il viaggio in macchina, una bella macchina nera. Anche se rossa per noi, vero? Nera, luttuosissima. Vuole dire lussuosissima. Luttuosissima. Funebre, con tanti fiori. Crisantemi. No. A meno che... A meno che... A meno che...
A meno che non collaboriate al mio piano. E noi siamo con la bo, con la ba, con la be. Razionisti. Ah, razionisti. Ma attenti a non commettere errori, perché è l'ultima possibilità che vi do. Io fermo. Vi ricordate di Floriana, l'amica del barone? Già, sì. Questa volta lavoriamo con lei. Ah. Abbiamo affittato uno yacht a Fiumicino. Ah, facciamo la crociera. No, abbiamo invitato della gente per bene. Gente col portafogli grosso e ben pasciuto. Ho capito, organizziamo una rapina. No, è troppo pericoloso. È tutto molto più semplice. Oh, grazie. Ecco. Ti trovo veramente incantevole questa sera, Floriana. Grazie, Giorgio. Hola. Ciao. Veramente una bella trovata questa del legno sull'acqua. Sì, è vero. Allora, questa partitina che ci hai promesso. Ah, vedo che avete fretta. Aspettate. Signore e signori, attenzione! E ora le fish. E voilà. Au change, monsieur. Di, hai visto che organizzazione? Lo credo bene. Al circolo del golf ha fatto irruzione la polizia venerdì. Al club dei canottieri poi una retata, ragazzi. Una retata, dillo a me, tutta la notte in guardina, che schifo, insieme agli accattoni. Faites bonjour, monsieur. Fate il vostro gioco, signori. Fate il vostro gioco. Rien va plus. 32 rouge per passe. 32. Mancano ancora 5 minuti. Eh? Questa volta non dobbiamo commettere errori. Ci mancherebbe. Ricordi le istruzioni? Sì. Alle 11:30 interveniamo. Saliamo sullo yacht e gridiamo: fermi tutti, finanza! Ricordi? Sì. Fai una prova. Fermi tutti, finanza! Bravo. Grazie. Tutti scappano e lasciano i soldi. Che donna regolarmente se fotte. Però che donna, che cervello. Oh, ecco qui il posto. Quale sarà lo yacht? Che ne so, ci sono tanti yacht. Mi pare che le istruzioni dicevano: passerella bianca, bandiera a strisce verdi e rosse e yacht di stoffa. Ma che yacht di stoffa mi fai dire? Ah, passerella di stoffa, yacht, strisce, rosse, verde e gialle, bandiera bianca. Sei sicuro che la bandiera è bianca? Sicurissimo. Lo disse anche il poeta. Il mobbo in furia, il pan ci manca, sul fondo sventola bandiera bianca. Allora è questo. Eccolo. Ma dove vuoi? Dove vuoi? Fermati, dobbiamo essere puntuali. Meno 10. Meno 10. Meno 9. Meno 9. L'ultimo carico. E poi stava a posto. Certo che questa sigaretta all'occhio c'è da fare una fortuna. Nel Marocco costano 2.000 lire al pacchetto. A Via Venere vendeva 50.000 lire una paglia. Ne va a provare una. Ma io mica sono drogato come te. Vada. Ma che faccio? Ma porca. Ma state. Scappavo. Porca miseria. Fermi tutte! Qui c'è una pesca clandestina, lasciate i denari e scappate via! Non c'è nessuno. E come mai? Ma è questo lo yacht? Sì, e sono anche le 11:30, quindi siamo in orario. Ah già, quelli sono signori, arrivano sempre con ritardo. E ora che si fa? Che si fa? Andiamo fuori, aspettiamo. Che fai? Ti ho detto di non rubare, ti ho detto, noi siamo truffatori. Sono rimasto appigliato. Vedrai che arriveranno. Speriamo. La signora Dora è precisa, non può sbagliare. E ora che facciamo? E che facciamo? Sediamoci qui e aspettiamo, no? Però fa un freddo cane. Fumiamoci una sigaretta di quelle. Non posso. Che? Sono in servizio. Che sei? Sono in servizio. Mi ero immedesimo della divisa. Dammi un po' di fuoco, dammi un po' di fuoco. Che strano sapore che hanno. Encatnoa per pass. Oh, finalmente, visto? Te l'ho detto. Al terzo colpo doveva uscire questo qua. Ecco. L'Evencat. Non mi potevo sbagliare. En plein pour monsieur. Non potevo sbagliarmi. Dopo il 6, il 24. Certo. La rimessa, s'il vous plaît. Certo.
Accidenti, che fortuna che c'hanno questi. Signori, fate il vostro gioco. Che ti importa, tanto fra un po' arrivano quei due. Già, ma intanto sono in ritardo. Maledetti loro. Ciccio, mi sento tutto fuoco. Un languore mi sento allo stomaco, mi sento un certo non so che, ma che sarà? Io sento una musica. Violine sono. Violine sono. Ma ci sono anche i flauti. No, sono gli uccelletti che ci cantano il loro motivo d'amore. Ciccio, più ti guardo, più mi accorgo che sei bellissimo. C'hai due occhi azzurri profondi, due labbra porporine. Anche tu sei bella, Francesca. Ciccia. Come balli bene, bella bimba. Cicciuzza, sei meravigliosa. Bella, bellissima, falsa magra sei. Donna dei miei sogni. Cicciuzza, baciami, sono tuo. Fai di me quello che vuoi. Stringimi, anima mia, carne della mia carne, baciami. Ha suonati. Perfetto, Floriana, fossi in te, abbandonerei. Beh, è il gioco. Non vogliamo approfittare, sei in giornata ma nera. No, sì. Giocate ancora. Ma mi sembra di rubare. Come ciao? Un minuto solo. No, io non approfitto mai, ho vinto abbastanza. Si potrebbe fare qualche mano a Chemin o a Baccarat, vero Floriana? Sì, certamente, perché no? Voilà, madame. Sì, per me va bene. Ah, naturalmente anche per me. Però giuro che domani quei due li faccio fuori. Sono morti? No, sono solo senza conoscenza. Ma cos'hanno? Dai sintomi si direbbe intossicazione. Intossicazione? Provocata da cosa? Ma potrebbe essere da delle cozze o da pesce guasto o da barbiturici. Ciccia! Ora ricordo. Yacht bianco, bandiera a strisce rossa e verde, passerella di stoffa, è lì che c'è la bisca clandestina, Sofia, Sofiuzza. Fammi vincere con questa manina d'oro, fammi vincere per favore. Aspetta. Oh! 9. Bon pomessier. Ma sono gli ultimi. Mi dispiace, Floriana, hai perso tutto, anche la camicia. Veramente, quella non l'ha ancora persa ed è una camicetta di pura seta. Io la stimerei perlomeno 100.000. Accetta, signore? Tieni, accetta. Sei contenta lei? Sì, accetta, accetta. Per noi va benissimo, vero, Floriana? A voi, madame. Oh. 9. Vous avez ancora gagné, monsieur. Che si? Raddoppiamo. Raddoppiamo. S'il vous plaît, monsieur. Aspetta, vediamo. Io sto. Ho 6. 6. E io ho 7. 7. Ha perduto la camicetta e il vestito. Tutto il banco sul pagliaccetto. Noi continuiamo. Fermi tutti, finanza. Nessuno si muova. Ah, bene, bisca clandestina e ballette rosa. Ma esse coprisse. Fiore patate, Floriana e Dora so alle mantellate. Fiore de meli, io sor barone sto a regina cieli. Fiorello scuro,
mo stiamo tutti quanti dietro a un muro. Mezzogiorno. Il treno parte tra mezz'ora, dobbiamo sbrigarci, vai. Ciccio, ti sembrerà strano, ma io ho voglia di lavorare. Vedi questa giornata piena di sole. Ma dico, per forza dobbiamo partire. Per forza? Non abbiamo avuto fortuna nella metropoli tentacolare. Non abbiamo nemmeno un becco di un quattrino. Ciccio, perché non facciamo la truffa della Befana? Ma che sei pazzo? E quello è troppo pericoloso, ci resterebbero subito. Basta trovare gli attrezzi necessari e vedrai che non se ne accorge nessuno, lo facciamo. Dici? Sì. Scaricare! Forza! Dai! Dolore qui! Ciappa! Ma che fai? Ma no, questo è il cappotto mio, no, guarda, non te lo posso, da lascia me. Che c'è? Che te? Niente, è andata male, va. Buongiorno. Buongiorno, che ho fatto? Ha fatto che non ha fatto la Befana al vice. Oh, mi sono dimenticato. Ah, ma lei voleva scherzare. Ma quello veramente è un regalo di mia moglie. La Befana accetta tutto, grazie. Vada, circolare, vada. L'ha messo? Senti, abbiamo un regalo per 1.000.000. Perché non tagliamo la corda? Ma che tagli la corda? Restiamo ancora un pochettino. Qui sono tutti contenti di dare. Bravi, avete fatto più di tutti nella zona, eh? Modestamente. Caricate. Ma e che caricate? E questa è roba nostra. La portiamo in caserma, in no? In caserma. Eh già. Ma allora voi non conoscete i regolamenti? No. Da noi i regali vengono divisi fra parenti. Papà, mamma. Ah, noi siamo nati orfani. No, gli altri padri. Che? Ma sì. Scusi, a noi cosa ci spetta? Dunque. Televisore. Frigorifero. Cassetta liquori, un panettone, a voi... Hai capito? A noi! Queste! Televisore, panettone, cassetta natalizia, acqua minerale ci rimasta! E la colpa è tua. Ora siamo rimasti fregati e senza una lira. Ciccio, mi è venuta un'idea. Che? Perché non facciamo la truffa al ministero? Ma sei pazzo, quella è una cosa della signora Dora. Ah, ma la signora Dora è in galera, come fa a saperlo? Dici? Vai là, voi due. Venite un po' qua. Chi siete? Fuggida. Oggi è domenica. Mentre gli altri riposano, fuggi da lavora. Questo è il nostro motto. Ma cosa dovete fare? Ci prepariamo per le polizie di Pasqua. Pasqua? Ma se siamo all'8 gennaio? Appunto, chi ha tempo non aspetti tempo. No, mi dispiace. Maresciallo, sono riuscito a stabilire il collegamento. Scusate, il momento è molto grave. Andate pure. Grazie. Che cosa dicono? Dai, sbrigati. Ma non si sente niente, questo qui è un sabotaggio. Ma che dire, maresciallo? Qui non si capita, non si riesce a trovare la frequenza. Avanti, che non si sente niente, sta per scoccare l'ora X. Sbrigati. Presto. Ecco, maresciallo, ecco. Ma se non si sente niente? Momento il volume. Bene. Sulla sinistra Amazzona, ben avanti a corso. Bravo, Azzolino! Sì. Amazzola, entra in area rigore, sciambettato da Berger. No! Rigore! Arbitro facendo di continuare. Brutto cornuto! Che miracolo! 4 giorni di consegna! Ma, maresciallo, scarpe sporche e cravatta fuori posto!
Andiamo, papà, deciditi. Hai riflettuto bene? Ma certo, adesso che la fabbrichetta che mi ha messo incomincia a andare bene, mi vado a rovinare l'avvenire con 2 anni di naie. E poi io e Gegè dobbiamo sposarci. Chi è Gegè? È lui, no? Giorgio. Ma... E poi io mi rifiuto di credere che un generale si presti a delle transazioni di questo genere. Se c'è una cosa che funziona bene in questo paese è proprio l'esercito. Va bene, papà, vuol dire che questo generale sarà un'eccezione. Andiamo, va. Damasola a Suarez, entra in aria, tiro. La palla ha sorvolato la traversa, un'azione assai pericolosa dell'Inter. La Roma stava per incassare il gol che sarebbe stato in Parigi. Dove è che vanno loro? Dal generale Tornabuoni. Ma credo non ci sia nessuno in ufficio oggi. Eppure ci ha dato appuntamento qui. Ci ha telefonato un suo aiutante, non so, un siciliano. Un certo colonnello Ingrassioni. Colonnello Ingrassioni? Sì. Momento. Mantieni il contatto. Sì, sì. Ufficio del signor generale Tornabuoni. Signor generale, ci sono 2 persone qui che desiderano parlarvi. Va bene, faccia passare. Sì o sì, signor generale. Si accomodi. Grazie. E allora? Ma maresciallo, la Roma ha vinto. Faccia da me quello che vuole. Ragazzo, sei proprio deciso? Oh, papà, che strazio che sei. E va bene. Avanti. Il generale Tornabuoni? Sono io. Piacere. Piacere. Questo è un mio collega della NATO, il generale von Franken. Eppure questo viso non mi è nuovo. Prego. Auf! È seccato. No, vuole salutarla. Auf! Auf! Federsen! Ha visto che ha voluto salutarla? E beh, il generale naturalmente non capisce bene la nostra lingua, quindi possiamo parlare liberamente. E poi è un pochettino... Sì, è un grande invalido. Occhio perso in Tripolitania. Mano persa in Normandia, gamba persa in Russia. 5.000 person a 3 second! Cosa ha detto? Niente di particolare. Ricorda sempre quel brutto episodio, poverino. 5.000 uomini persi a quota 3-7, altopiano del Grappa. Come? Il Grappa? Sì. Generale, perdoni, non ricordo il suo nome. Von Franken, fu Pasquale. Generale von Franken, fu Pasquale. Lei si è fatto anche il Grappa. Ja, 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 ja. Ogni tanto un grappin non fa male. Eppure questo viso non mi è nuovo. Generale, parliamoci chiaro. Io non voglio fare il militare, voglio essere esonerato. È difficile, ragazzo, molto difficile. Difficilissimo. Generale, parliamoci chiaro. Mio padre è disposto a pagare, a dare 1 milione. 1 milione? Nietzschen. Basta che lei sia disposto a chiudere un occhio. Ma io di occhi ce n'ho 2. Allora 2 milioni. 2 milioni? Alla faccia del Kessler. Eh? Ai! 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 Collega, collega. Questa è competenza dello Stato Maggiore italiano, per favore. Mi scusi, mi scusi. Ya, ya. 2 milioni, eh? Adesso mi accorgo che il ragazzo è un po' palliduccio, è anche anemico. E poi è pure brutorello, eh? Questo è soldato, non lo può fare. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Prego. 2 milioni, commendatore. Sa, glielo ricordo così. I figli costano. Anche in Germania costa molto i figli. Sì. Generale von Franken. Molto gentile, grazie. Certo che lei, generale, con questa carriera, quanti nastrini, quante campagne, eh? Sì, campagna d'Africa, campagna di Russia e campagna... Di Montelepre, di Partinicoz. Campagna di Sicilia ha fatto pure quella. Ah. Sicilia, Sicilia. Vedo anche il nastrino di Reduce. Allora lei è stato in prigionia. Sì, 3 anni ci sono stato. Conseguenze della campagna di Sicilia. Ho capito. E dove è stato imprigionato? Ucerdonez di Palermo. Ucerdonez, campo 119 di Stalingrado. Campo 119? Già. Stalingrado? Già, già. Generale, sono stato anch'io in prigionia a Stalingrado. Anche lei pregiudicato? Dice se è stato anche lei prigioniero dei russi. Campo 119. Generale, se lo ricorda? Le baracche. E quelle maledette sentinelle che andavano sempre su e giù, su e giù. Ascensorem! Il filo spinato. E la fame. La fame! A chi lo dice? A chi lo dice? Ma lo spirito non moriva mai.
Vi ricordate, generale, le nostre gloriose bandiere nascoste brano per brano nei nostri petti? Yeah. Lo sprezzo per il nemico, l'incrollabile fede. Diavol. E quando i russi ci chiesero collaborazione, si posero di fronte all'atroce dilemma: o la morte o la firma. O la morte o la firma. Noi cosa rispondemmo, La firma! No, no! Come rispondemmo a quel generale russo quando ci chiese: o la morte o la firma? Ecco, questo rispondemmo, così! Già! Yeah. Ora ricordan! Generale, si calmi, generale! Silenzio! Ora ricordan! 6 settembre! Eravamo in Siberia! La mia armata si trovava in difficoltà! Il generale russo ordinò alla sua truppa di prenderci prigionieri! Ci prese! Tutti al muro! Ordinò! Hackathon! Skartoffen! Ponte, vuoc, pam, 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 tutte piene di proiettili. Il mio corpo era bucherellato, prendeva aria da tutte le parti. Ma io non mi sono fermato. Uscite da tutti i mezzi cadaveri. Mi sono avvicinato al generale russo, lo guardai negli occhi con sguardo sprezzante e gli dissi: Anche Sleitz, in a che ne voglio l'au, in a che ne voglio Sleitz, noi. Che voleva dire? Con nude desolorato. Sì, altri tempi, altro spirito. Ma che altro spirito e altri tempi? La patria è sempre la patria. E questo disgraziato che non vuol fare il soldato. Vergognam! Vergognam! Non servire la tua patria! Vergognam! Ma io ti degrado. Bravo, vedi? Von Franken, no, no, no! Attentam! Distrettam! Malt! Ai! Disgraziato, 2 milioni hai stracciato! Mi sono lasciato prendere dell'amor patrio! Cicciuzzo, che c'è? Che sei impazzito? Cosa guardi, Ciccio? Cosa guardi? Dillo a me! Che c'è? Una cassaforte! A noi a questo punto non ci sto, me ne vado, è troppo pericoloso. Che vai? Dove vai? Tu pensi che io ho trovato una cassaforte e me la lascio scappare? E allora che vuoi fare? No, hai ragione tu, fratello mio. Basta con questa vita disonesta, di truffe, di raggire. Rubia! Martello. Eccoti il martello. Scalpello. Eccoti lo scalpello. Qualcosa da mangiare? C'è un giravite, lo digerisci. Ma che mangi il giravite? Mangio io. Telefona al bar, ma manda qualcosa, tanto paga il ministero. Cicciuzzo, siamo fortunati. Sul telefono c'è scritto bar, c'è una B, una A e una R. Io telefono subito. Telefono rosso. Squilla il telefono rosso. È la guerra. Bombardamento di rappresaglia. Occorre comunicare l'obiettivo a tutti gli aerei. Signori, è giunta l'ora X. Agli ordini. Pronto? Bar? Signor sì, comandi. Sì, 2 bombe al ministero. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo per le nostre squadriglie aeree è il Ministero della Guerra. Ma come? Il ministero. Silenzio! Gli ordini non si discutono, si eseguono. A tutti i piloti. Zona di lancio, via Pigafetta, angolo, via Casali. Via Pigafetta, angolo, via Casali. Chiediamo conferma. Ma sì, vicino alla fermata del 66. We'll be right back.
Sbrigati. Stai calmo, questo è un posto tranquillo, nessuno ci disturberà. Ah, chi è? È il telefono, sarà il bus. Pronto? Qui va. Sì? Attendiamo, conferma ordine due bombe al ministero. Sì, due, è presto anche. Ma non basterebbe una? No, due ho detto. Noi non badiamo a spese, signori siamo. All'idrogeno? Beh, avrei preferito alla panna. Però i nostri generali non si perdono d'animo. Nel momento del pericolo sanno anche scherzare. Ciccio, con tutti questi soldi la nostra vita cambierà. Ciccio, è finito l'inferno per noi. Cicciuzzo, dove siamo? In paradiso. San Pietro! Queste ali mi sembrano finte. Beh, signor pescatore, noi ci abbiamo provato. E che fa, ci caccia? No, vi farò entrare. Allora ci perdona. Che volete, con tanti truffatori che ci sono sulla terra, voi siete delle anime candide. Grazie, signor San Pietro. Seguitemi. Baciagli la mano. Ciccio. Che c'è? Le aureole d'oro sono. Sempre insieme dobbiamo per forza star. Sempre.